Luciano Murgia, un giornalista del nostro territorio, ha compiuto un'esperienza particolare. Questa volta è stata riportata in un libro che verrà presentato nel Festival Passaggi. Innanzitutto chiedo a Luciano che cosa lo ha indotto a compiere questa esperienza. Si tratta del Cammino di Santiago. È stato un cammino che ho sognato per un po' di tempo. Il primo l'ho fatto in memoria di mia mamma e ho deciso di andare a Santiago provando ad arrivare a Santiago. Avevo molti dubbi, molte perplessità, qualche timore. Sono riuscito ad arrivare, ho detto però finisce il primo e basta, il primo e l'ultimo. E invece no, ogni primavera arrivava la voglia di ritornare. Si dice che il Cammino di Santiago sia come un chicco d'uva, uno tira l'altro. E è stata un'esperienza bellissima, ho deciso di smettere questa esperienza perché con l'avanzare dell'età ero convinto di trovarmi in imbarazzo in certe situazioni. Ho ancora il sogno, coltivo ancora il sogno di ritornarci almeno un'altra volta, ma non so se riuscirò a realizzarlo, a concretizzarlo. Ecco, è significativo della tua partecipazione e anche emotiva il titolo che hai dato al libro. Sì, Cammini dei Sogni, in verità nasce un po' romanzata la storia, perché io racconto di sognare di notte, per tante notti, per tanti mesi, gente che cammina, sconosciuti, che parlano una lingua strana, che identifico in aramaico grazie ad una professoressa che mi ha fatto le traduzioni. Quindi, pensando, parlano aramaico, stai a vedere che parlano la lingua di San Giacomo, e così c'è stata questa spinta, un indizio. Il secondo indizio è aver scritto un libro con Alex Schwarzer, Quelli che camminano, il grande campione di marcia, e all'inizio di questo libro si parla del Cammino di Santiago. Sai, più indizi fanno una prova e alla fine la prova è stata che sono riuscito ad arrivare più volte, 5 volte a Santiago de Compostela. Un cammino non facile, lo dimostra anche la copertina del libro in cui tu mostri qualcosa di significativo. Sì, i piedi e le scarpe, però in verità è un cammino che molti considerano difficile. Se sono riuscito io a farlo la prima volta a 66 anni, credo che possano farlo tanti, direi tutti. Quanti chilometri hai percorso, Luciano? Beh, sommando i 5 cammini più quella Finisterre, circa 2.800 chilometri. Una media di circa 30 chilometri al giorno, qualche volta di più, qualche volta di meno. Nessuno ti dice, cioè non c'è un traguardo ogni giorno. Tu confidi di arrivare in un posto dove troverai da dormire, da fare la doccia, che è il premio più importante del cammino tutti i giorni, è la doccia, e il letto per riposare. Quindi quando lo trovi ti fermi, se non lo trovi vai avanti. E facci vivere la sensazione che hai provato di fronte alla grande cattedrale di San Giacomo di Compostela. Sì, quando arrivi in Obradoiro è una sensazione immensa. Devo dire che qualche lacrima è venuta giù. Eravamo in 3, camminavo da settimane con 2 americani e quando siamo arrivati lì abbiamo provato una sensazione incredibile. In definitiva, leggere il tuo libro sarà molto interessante ed istruttivo, ma che consiglio vorresti dare a coloro che magari vorrebbero intraprendere la stessa impresa? Magari leggendo il libro possono trovare degli spunti per decidere, ok, prepariamo lo zaino, mettiamo le scarpe giuste, tendiamo bene le calze per evitare le vesciche e partiamo, perché se c'è riuscito lui, perché non dobbiamo riuscirci noi?